Salve a tutti, oggi vi farò vedere la parte dove modificherò il deploy ulteriormente. Forse avrete già visto le mie mod sul deploy, no? Il caricatore e la Nightfire. Comunque, allora, adesso vi devo spiegare perché. Intanto vi devo dire delle cose su quest'arma, oltre al video che ho già recensionato. Sotto vedete questa. Io va lasciata sopra, perché sopra ha maggiore probabilità di cacciare un colpo scuro. Invece di fianco entra troppa aria da questo buco e non si capisce più un cazzo. Anche nel rider, ma il rider lo recensionerò e lo modificherò quando me lo presteranno. Comunque. Prima modifica quella vista nei primi video. Una pistola X6 Starfire va messa sulla Civa così. E in questo modo avremo un deploy CX 12. Così quando finisco le munizioni o la stacco e sparo, oppure semplicemente metto l'arma di lato e sparo. Anche questo è molto utile negli interni, perché all'esterno è più utile avercela lì. Invece negli interni proprio passo all'arma secondaria velocemente, io sparo. Appena sento che ho finito il caricatore, guardate, sento, metto la mano su, tocco per togliere il caricatore, lo tolgo e con la mano sparo. Vedete la scena velocemente. Ah, un attimo, mi sono scordato di ricaricare. Tipo un lanciagrade, anche se nelle altre armi non so più. Ma se volete la spiegazione completa, una cazzata da fare, basta avere una Strike Fire, guardatevi il mio l'altro video. Un'altra mod molto semplice, molto cazzata, che non bisognerebbe neanche chiamarla mod, bisognerebbe chiamarla accessorio, è il doppio caricatore. Una marrocchinata legata con lo scotch con i due spazi. Oltre alla torcia, vedete la torcia, questo è il deploy modificato al massimo, con il doppio caricatore che vi permette di ricaricare, ecco, è un po' ingombrante per la Strike Fire, ma si ricarica lo stesso, anche perché se lo mettete di lato diventa la stessa cosa. Basta far fare il giro al caricatore. Comunque, questo è un deploy rapid fire che ricarica velocemente grazie al pompa, che si vede l'accesso, che moddandolo questo accesso rimane aperto e fa vedere la ricarica, quindi potete anche aggiungere dei punti. Comunque, poi doppio caricatore per una ricarica ancora più veloce. Solo l'unico difetto è che quando finisce questo caricatore dovete cambiarlo e prenderne un altro doppio e stare a centrare il buco. Ma bisogna avere quattro caricatori, visto che voi siete nerd poverini, non ce l'avete. E oltre a questo dovrei essere più sintetico, abbiamo una pistola, un'arma secondaria, un lanciagrado, così. Quando è finito, se è finito, il doppio caricatore, facciamo il lanciagrado. Questa è un'arma assolutamente, vabbè adesso lo metto in verticale, ma in realtà dovrebbe stare in orizzontale. Assolutamente quest'arma è per interni, non usatela all'aria aperta. Se la usate all'aria aperta potrete danneggiarvi gravemente. E io non devo pagarne le conseguenze. Perché è un fucile a pompa, grazie a pompa. Comunque, grazie per aver guardato. Ah beh sì, dimenticavo che se lo chiudete diventa una torcia molto pratica, anche perché questa torcia è pratica perché voi ci mettete i colpi, ve la legate alla taglia, no? Alla vita. Anche col pompa abbassato, mi raccomando il pompa abbassato così siete pronti a ricaricare quando aprite. Quando vi servono munizioni per un'altra arma, vi basterà schiacciare col pollice qua e tirare via. Così prendo direttamente il caricatore dal fondino. E qua metto l'altro caricatore, ma questo si può fare anche con Rider, io a volte ci metto un caricatore del Rider, ma qui non ce l'ho perché l'ho prestato al mio amico. Grazie per aver guardato questo video, l'ultimo panoramico, addio.